Allora, raga, alla fine è passato praticamente un giorno e nulla, ci siamo stabiliti più o meno a sud, o meglio. In realtà stiamo proprio fuori mappa. Tra l'altro un caspita di insettino mi ha allontanato un secondo, ma killato. Nuova specie l'optero. Che livello sei? Livello 80, però sapete una cosa, comunque per volà. Non è come dispiacerebbe. Devo fare veloce però. Narcotico, ok, arru, arru. No, caspita. C'è un sacco di robo, ora tra un attimo. Vorrei evitare di farmi scappare stoptero. Tra l'altro, la verità, quando sono arrivato su st'isola, non c'era un cavo. Poi hanno cominciato a spawnare, quindi meglio. L'altro è abbastanza tranquillo, c'è pure il metallo vicino, c'è l'acqua, è tipo top. Ah, verità. Spero che nessuna creatura venga a rompere le scatole. Allora, un attimino. Quante caspita di frecce ci vogliono, scusa? Livello 80. Raga, perché non dorme? Ma? C'è qualcosa che non dorme. Scusa, ma sei di livello 80? Caspita, è possibile. Ma non c'è senso. Cioè, un optare di livello 80, veramente, con tutte queste frecce, ne è andato giù. Ma che caspita vuol dire? Sbobola, tipo. Boh. Cioè, io proprio confuso. Sincero. No, vabbè, lì c'è pure il cervo. Ciao piccolo. Caspita, però è un po' strano. Cioè, nel senso, con tutte le frecce che gli abbiamo tirato, avrebbe dovuto addormentarsi. Cioè, che caspita. Non è che ha cambiato adesso in passivi gaming, no. No, raga, veramente, non capisco perché si è addormentato, impazzisco. No, va bellino. Caspita. Addio. Cioè, sta spawnata tutto su st'isola comunque. Ma quindi a sto punto neanche il parasauro va giù. Parasauro livello 80, se veramente. Non si addormenta, incredibile. O tipo questa mod è stata modificata il torpore che pianidino. Questa come regola dovrebbe fare pure un po' di torpore. No, vabbè, è stranissimo, tipo, cioè nel senso. Ma? Ok. Mica tanto. Ma si è spaccato tutto. Ok. Va bene. Allora. Cominciamo a buttare sta roba. Ma sai che devo trovare un po' di cristallo? Almeno così. Quello mica mi attacca, non credo. Però non c'ho carote. Dovremmo trovare un po' di cristallo, che almeno così ci facciamo il cannocchiale, vediamo un attimo. È tipo il dodino. La faccia del dodino 420. Ho più che altro sprecato tutto il narcotico che avevo fatto. Per niente praticamente. Ok, allora. Una cosa a volte, cominciamoci a fare un secondo gli attrezzi. Manca la pelle, ecco la pelle. Allora, ci facciamo falcetto, tra l'altro c'è quello, bronzo, metallo. Però tocca capire questo che caspita è. Ma capì. Poiché ci serve più l'accetta. No, comunque è stranissimo che non si è addormentato. Cioè, nel senso. Non facciamo balestra, ma tengo l'arco. Ma perché abbiamo l'upgrade station a sto punto. Allora, magari quello delle forge, no? Fibra, fibra, eccote qui. No, comunque è stranissimo, veramente. Ci potenziamo un attimo questo. No. Aia.
Ma capo, da dove caspita arrivano sti cosi? Fortuna sono tipo one hit. Avevo fatto pure questo, però caspita, non c'ho fertilizzante. Potenzialmente è quello il problema. La verità. È già così. La verità non va pure bene. Ok, allora. Di sicuro. Tolgo un attimo da mezzo questo. Anche se potevo addomesticarla, la verità. Con le uova d'oro. Più che altro perché faccio un po' di pelle. Ci sono un sacco di pollastri che volano a destra e a sinistra. Allora. Attrezzi. Il problema è che ci servono comunque un po' di frecce sedative. E potenzialmente anche a sto punto il cannocchiale. Perché vorrei vedere anche quanto aumenta il torpore, no? Spostiamoci un attimo a st'isola qua davanti. Diamo un attimo un'occhiata. Dicevo ho messo un letto però qua sopra, vedo. Non so che fine ha fatto. Però ok. Salvo pure i dati un attimino. Caspita, non ci volevo. Pensavo che con quelle frecce si addormentasse comunque l'Optea. Cioè di solito gli tiri due frecce in testa e si addormenta. Poi è di livello anche basso. Cioè livello 80. Boh, abbastanza strano. Vediamo un attimino se riusciamo a recuperare un po' di cristallo, almeno così ci facciamo il cannocchiale. E vediamo se il torpore effettivamente aumenta oppure no. Può essere anche che di default prendono meno danno e quindi a quel punto si potrebbe anche spiegare più o meno. Perché non si è addomesticato, ora è riapparso. Ma vabbè, va a capire. Cosa strana, veramente. Dimmi che c'è cristallo. C'è tutto nel cristallo. Vabbè, sta roba ma la via. Tra l'altro ci sono un casino di boss da poter fare. Qua sopra non mi sembra di vederne. Problema ora dove caspita vado a recuperare un po' di cristallo. Ci ho segnato soltanto perle api, cavolo. Vabbè che penso ci sarà un caspita di cristallo da qualche parte. Ma l'impressione mia è sto bronte gigante. No, mi sa che palesemente è gigante. Là c'è un golem, ma sinceramente vorrei evitare di rompergli le scatole. Grazie. Sta povera zattera, ma sa che non ci arriva. Casa. Ok. Facciamo che spawn un attimo nel deserto. Incrociando le dita che ci sia un pezzettino di cristallo per fare il cannocchiale, no, perché... Ma faccio le frecce e poi danno torpore e mi sembra un attimo una fregatura. Tutto abbastanza tranquilla, vedo. No, perché comunque c'era pochissima vita l'Opter. Cioè, strano che comunque non si fosse addormentato. Comunque mi fa piacere che la zattera è durata proprio tanto. Voi vedete il cristallo? Vedo tanta roba, ma di cristallo proprio zero. Ma se pigliassi un po' di linfa di cactus, perché in realtà tipo... La casetta in argilla mi piace veramente un casino, la verità. Sì, però è impossibile che non c'è veramente un cristallo da queste parti, che cavolo. Tutta zona montuosa, un cristallo non c'è, è possibile. Falcetto non l'ho fatto, vero? Oh oh. Please no. Ci sono un sacco di ptero però. Veramente bello però sto biome. Poi la cosa sfiziosa di sta mappa è che comunque durante la partita ogni tot comunque il tempo cambia. Cioè quando è maltempo, tipo ora, guardate come si è chiuso il cielo. Cioè sfiziosa comunque come cosa, no? Cioè è comunque un tempo dinamico. Cavolo. Ok, qua c'è qualche problema tecnico, secondo me. Più di uno. Ma tu mi devi seguire tipo per sempre? No, vabbè, questo mi sa che è pure alfa. Sono morto. Palese.
Ma i fatti tuoi un attimino no, eh. Magari si scoccia a un certo punto. Io volevo un cristallo, in realtà due, ma proprio due numero. Cioè, presi quelli, mi tolgo dalle scatole, ma se proprio mi devi inseguire, mannaggia. I fattacci due no. Purtroppo c'è lo zolfo, ma cristallo zero. C'è pure una specie di rovina lì. Pesci che litigano. Xantic Colossus Apex Brontosauro. Mamma mia, qualche altro nome non ce l'hai. Non so esattamente dove caspita siamo finiti, ma spero che a un certo punto si trova un cristallo, anche se c'è il Raptor lì, quindi. Ma lì non penso proprio ci sia qualcosa di utile, la verità. E il nostro viaggio termina qui. Ottimo. A sto punto ci riprovo, cioè nel senso, mi faccio qualche freccia sedativa. E riproviamo. È strano comunque, cioè nel senso, era comunque più di là che di qua, all'Opterno. A parte che qua ora per qualche strano motivo non ci so più di. Non si è capito che è successo, ma. Ok. Non sono finiti da. Ma qua in realtà con una bella piattaforma, quella da rupe, se ci potrebbe pure chiudere abbastanza easy sotto. E tenere qualche dino acquatico. In alternativa, però, ora che ci penso. Ma tipo a lente. Purtroppo sia qua a lente, sia per il cannocchiale, ma serve comunque il cristallo. Caspita. Possibile che un cristallino piccino da ste parti? No, non ci avete messo, eh. Aspetta, ma c'è ancora spazio qua dietro. Ma sto sasso non è strano. No, vabbè, è semplicemente un sasso da pietra sterci. E niente, raga, mi sa che tocca rifare la zattera e andare a cercare un po' di cristallo. Non so esattamente dove. Però tocca vedere un attimino. Allora, seconda zattera fatta, vediamo un attimino, se non ricordo male. Dove c'è quella roccia gigante davanti a noi? In teoria dei cristalli ci dovrebbero spawnare, quindi. Vediamo un attimino, fortunatamente c'avevamo il metallo, quindi si è potuta fare la balestra col rampino. Comunque tutta sta zona tropicale mi piace veramente un casino. Le creature poco amichevoli che ci stanno vicino. No, per favore, non fa partire l'audio strano. Please. No, perché si caspita del boss, quando ti avvicini ti parte tutto quell'audio strano, no? Qua sopra mica mi rompe le scatole, no. Vero. Guarda che faticaccia per fare un cannocchiale. Ehi, vabbè, meglio mi sento, guarda che meraviglia. Titanic, Tide, Queen, Spawn e Dat 00, ma che cavolo. Per favore, fatti i fatti tuoi, interrompo le scatole, ma non me le rompi neanche tu. Ma sai che ho sbagliato sassa, verità. Vabbè, cosa potrebbe mai andare storto? Dicevano. Ahia. Ma in realtà non piace neanche tanto tanto. Beh, se non era quello, sarà questo. Ecco. Pure se bugga l'audio. Mamma mia che fastidio però. Cioè, per assurdo era meglio se potevi soltanto evocarli. Perché almeno ti buggavano l'audio. Oh. Ma ciao bel granchietto. Fatti i fatti due, per favore. Ok, questo era il posto, ma non ci sono più i cristalli. Ora come la risolvo? Tra l'altro mi sto avventurando, ma pazza 3 come caspita vado a pio. A meno che non entriamo dentro al dungeon, tipo questo qua davanti. Mi sa che è l'unica. Che fastidio quando si bugga l'audio, comunque è una cosa assurda.
Ma a sto giro non è colpa mia, non ho rotto niente. Vabbè, il cane bulbo penso se l'hai fatti suoi, chance. Fantastico, ci arrivo. Purtroppo col cristallo diciamo che... Ah, ok, si è risolto. Appena da lontano... Niente. Ma perché ne impara a sta zitto? Ora spero che esista ancora l'entrata da qua, perché sennò abbiamo un problema. No, raga, non c'è più l'entrata. Scusa, ma il cristallo come caspita lo dovrei fare, cioè, nel senso. Ma sto a fare tutta la mappa col rampino. Qua neanche c'è. Cioè, tutto fantastico, bellissimo e meraviglioso, ma no cristallo, no buono, cioè nel senso. Cioè, almeno qua sopra, un pochettino, non ci potevano mettere. Poi ce ne andiamo là davanti. Strano però, eh. No, 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 aspetta. Ok, va bene anche così. Non so che è sta luce verde, ma... Se mi tocca la manta, na racconto. Cioè, ma tu guarda veramente che faticaccia qui a due pezzettini di cristallo. Cioè, incredibile. È tutto fantastico, ma... Insomma... Cioè, se neanche qua dentro ce n'è vicino alle montagne, è incredibile, però. Cioè, veramente, su sta mappa, per trovare un po' di cristallo, non lo so, devi fare una domanda al comune. Incredibile. Eppure, scherzando e ridendo, sto girando. Cioè, nel senso... Cavolo. Ma mica il brunto fa sti versi, no? Credo sia qualcosa là davanti, ma... Potenzialmente, meglio mi faccio i fatti miei. È incredibile comunque. Ma fa cadere? Fa vedere qua sopra, non si sa mai. Mi piacerebbe però capire un attimino che caspita di creatura che fa sti versi. Almeno così va, la prossima volta se la sento. Me ne vado, no? Che cavolo è? Ok. Se ti spawna questo davanti a casa, probabilmente riparti da zero. Così a occhio e croce, guarda che caspita che casino sta a fa. Ok, è stato bello vederti. Se ti sento di nuovo me ne scappo. E niente raga, finché mi regge a balestra provo a girare un attimino. Anche se del cristallo onestamente non è che ne vedo più tanto. Mi sa che faccio prima a controllare un attimino su Discord, ci vediamo tra poco. Allora, che ho controllato sulla wiki, praticamente la location più vicina a noi è, diciamo, abbastanza lontana, 600 metri. Ahia, mamma mia, che botta incredibile che ho pigliato. Quindi nulla, cerchiamo un attimo di sopravvivere e riuscire a recuperare un po' di cristallo, caspita. Almeno così si riesce a vedere anche quanto torpore faccia Medino, eccetera, no? Dai, 400 metri, ce la posso fare. Spero. Ma non è che devo salire tipo su sta roccia, può essere. Ma viene il dubbio, poi è troppo lontano. Sapete che vi dico? Io ci provo un attimo, tanto.
Perché c'ho la sensazione che questo lancia un cavolo? A parte non ci riesco a salire. No, caspita, veramente non c'è niente. Cavoli. Dice che è là davanti alla location che ho pingato, però insomma, a parte che non c'è cibo. Conviene mettere un po' di tempo, però c'è veramente troppo poco. E caspita. Cerchiamo di arrivarci un attimino piano piano. Certo che se non c'è neanche lì, caspita, mi ha fregato tantissimo la Wii. Ci sono degli strani sassi rossi, ma non è che sono quelli sassi di cristallo. Sono stati cambiati, tipo. Ma sembra un po' strano, la verità. Vediamo un po'. Oh cavolo, no, per favore. No, non ci credo. Sono veramente un pollo. Allora, praticamente in mezzo a quest'arcipelago, come segnava anche un'altra coordinata. Proviamo a vedere lì che magari è un attimino più semplice. Lo dubito un pochettino, però. Allora, 400 metri, spero di poterci arrivare qua, Zatra, perché sennò è un mezzo casino. Mamma mia, quanti pannuti qua, oh, ma che è? Pelagornis Simulator. Squaletto, per favore, fatti i fatti tuoi. Comportati bene. Ok. Ah, certo che fa un po' di pelle qua sopra, non è che proprio mi dispiacerebbe, la verità, eh. Non ci credo, c'è veramente. Aspetta, ce l'avevamo pure passato. Davanti al bronto gigante. Sì, vabbè, ho capito. L'installo. Questa farma qui. E visto che non si sa mai, ne recupero un pochettino in più, la verità. Vabbè, quelli 5 sassi sono neanche proprio. Un po' fa scorte incredibili. Però. Ok, però già che ci siamo. È un pelagornis tipo per fare un po' di pelle. Stanno a volare tutti quanti, sti pennuti. Uno che è a terra? No, perché qua la pelle non è che sono messi proprio magnificamente, anzi. Ora, un altro problema sarà fare il petrolio, perché qualche trilobite l'avevo trovato, però. Non è che proprio ci facciamo molto. Ok. Mi dispiace per la cornice, ma mi serve pelle. Quanta caspita di vita c'ha sto coso? Perché ora via è venuta? Ok, credo. Già così è un attimino meglio. Se ne atterra un altro. No, credo che questo qua davanti. Strani dilo. Mannaggia, oh, al dilofosao. Ha killato, raga. Mi sa che sto pelacornis non era proprio scarsetto. Cioè, tipo un shottato. Va bene, addio, grazie, ciao. Va bene così. Bellina la marcia indietro comunque. Più che altro comodo. No, basta. Cavoli. Niente, ragazzi, ce ne torniamo un attimino a casa. Nel frattempo che è notte, recupero un attimino un po' di narcoberry, se vedi, ci sfuglio. E niente, appena diventa giorno, riproviamo a prendere un ottero. E potenzialmente anche qualche dodo, perché ci servono le uova. Quindi nulla, ci vediamo tra un attimo. Allora, raga, lo so che è ancora notte e probabilmente non si vede troppo. Ma che vuol dire non addomesticabile? Ma scusatemi un attimo. Perché dei non sono domesticabili? Cioè, abbiamo un problema, nel senso, se non posso domesticare Dino. Ma che cavolo? E se per addomesticare le creature alfa?
Ci vogliono le uova dei dino normali. E non posso addomesticare dino vanilla. Abbiamo un problema. Siamo d'accordo. Voglio vedere un attimino su quelli tipo moddati. No, perché se pure quelli moddati mi dice non addomesticabili. Questi sono addomesticabili. Ma scusami, e c'è un problema però così. Ok. Ok, il cavolo. Uova di dinosauro, sono d'accordo. Figurati il gioco, ma se non posso addomesticarli, come caspita dovrei recuperare le uova? Cioè, capì? C'è un problema tecnico di fondo, secondo me. A meno che tipo non mi metto una gabbietta e tiro il rampino e dodo, invece li metto in gabbia, ma sembra un attimo strana come cosa, no? Cioè, secondo me sì. Capo, una cosa strana di quest'isola. Quando ti allontani, scompaiono i nidi. Ma neanche sono quelli di quest'isola che sono buggati e sto usci pazzo. No, perché a sto punto mi viene il dubbio. Cioè, veramente. Oh, comunque incredibile, non si rompe mai niente. Pazzesco. Vabbè, quello è alfa, ma serve una creatura vanilla tipo gioco, se fosse possibile. Quello tipo... quello è addomesticabile. Allora vedete che c'è un problema da fondo. Cioè, praticamente su quell'isola lì spawnano dino che non sono addomesticabili. Il che è tipo strano e non ne capisco il senso, però ok. Vabbè, almeno si è capito. Cerco di recuperare qualche dodino durante la notte. Ci vediamo tra un attimo. Non credo di riuscire a killarlo, sinceramente. No, veloce, veloce. Via. Cioè, io voglio capire tutto, ma dover scappare da un caspita da dodo mi sembra un attimino ridicolo, cioè nel senso. Vieni qua, per favore. Eccolo che arrivo. Cioè, è una cosa a dir poco ridicola. Veramente. Ma che fai che tequila? Ma che fai che gli togli in cavolo? No, vabbè, veramente, guarda. Come perdere un dodo. Tu riesci a killare incredibile. Che poi un caspita di dodino mini, ma c'è tipo un casino di vita. Mamma mia, quanta roba mi ha dato. Ma? Ma ha dato cose, in realtà sono anche abbastanza utili. Ma pure le perle, cioè nel senso grazie, la verità. È stato comunque abbastanza strano. Tu per favore torna un attimo tua zattera, che qua già ho capito che oggi è abbastanza traumatico il tutto. Speriamo che nel frattempo diventa giorno e non succeda altra roba strana. Volevo vedere un attimo se riuscivo a recuperare il maschietto dei dodo che stava qua davanti, no? Caspita che casino. Allora raga, finalmente comincia ad albeggiare. A parte questo, durante la notte uno stramaledettissimo insettino mi ha spaccato la roba. Fortunatamente niente di troppo grave, ecco. Peccato che sti dino non si possono pigliare, però. Anche se non li possiamo addomesticare, però li posso comunque utilizzare per fare un po' di pelle, no? Visto che comunque di pelle non è che ce ne abbiamo proprio tanto. Belli comunque che sono abbastanza particolari. Peccato che non si possono catturare, caspita. Allora, un attimino. Per quanto riguarda i dodini invece, un po' li abbiamo recuperati. Quindi in realtà potrei anche evitare di accoppiarli. Dovrei bloccare il punto di spawn, forse. Perché se mi spawna qualcosa di un attimo più complicata,
essere un problema. Peccato, guarda qua, 440. Che cavolata però che non si possono catturare. Cioè, è stranissimo. È come se contasse sta zona tipo cave. Praticamente. Non lo so. Ancora è vivo. Ole. Beh, almeno qua per un po' stiamo a posto. Anche semplicemente per fare un po' di zattere, per spostarci. Ok. Caspita, per quanto riguarda invece il fertilizzante, tocca vedere un attimo. No, però aspetta un attimo. Ecco. Oh, si è piato il dodo. Vabbè, ma c'è. Ma seriamente? Si sono arrabbiati, ci hanno ragione. Olè. Sto caspita de coso. Assurdo. Difendi Dodini. Ah, bravo, un po' d'uova, però state già facendo. Fantastico. Ah, faccio quante cavolo d'uova. Comunque, come fanno le uova velocemente i dodo? Nessun dì. Ole. Vai di là. Pure tu. Il cavallo non so che caspita problema c'ha. Va bene così. In realtà potrei anche chiudere un pochettino in pietra. No, perché col fatto che ogni tanto mi arriva qualche insetto a rompere le scatole. Il problema è che comunque la pianta la devo tenere fuori. Cominciamo a fare così, allora. Fondamenta di legno, non ce l'ho. Allora. Come serve? Water. Ok. Wall, mi serve un po' di roba. E il soffitto. Allora, sistemiamo un attimo sti poveri dodo. Una fondamenta, poi un muro di legno per fare l'ingresso, un soffitto e poi di questi qui me ne dovrebbero servire 6. In realtà posso fare pure la porta del giro, però dai, facciamone il legno un attimino. Vorrei evitare che mi killano i dodo, capisci? Non peraltro. Vado un attimo sto cespuglio che mi dà noia. Ok. Poi praticamente vorrei fare qualcosina del genere. Questo qua per entrare. Tanto su dodini, cioè va bene anche un uno per uno, però almeno fanno le uova in pace senza nessuno che gli rompa le scatole. No, caspita, ce ne vogliono 3. Ok. Quarter. 1, 2 e 3. Soffitto da qua. Così piglio. E ci lascio là dentro. In teoria così nessuno gli dovrebbe rompere le scatole. Anche perché avete visto il pollastro tipo. Cioè sappia da un bocca il dodo. Ma che cavolo. Povera bestia. Cioè, veramente. Allora, 1, 2 e 3. La porta. Eccola qua. Così praticamente loro ci fanno le uova. Tocca aspettare un attimino per quanto riguarda le piante. Io voglio che vi si isola che ogni tanto si strapopola tipo e poi puff scompare tutto. Cioè, strano. Allora, i semini, i semini. Sono abbastanza sicuro che ce l'aveva. Ma sbaglio. Ah, cavolo. Niente, raga, i semini di carota li devo rirecuperare. Però fa niente, perché tanto comunque toccava fare un narcotico, quindi va benissimo così. A parte questo nulla, per il momento ci fermiamo qui, che aspettiamo un attimino da avere anche le carote e niente, poi nel prossimo episodio cerchiamo magari di prendere qualcosina d'alfa e il bigoro in modo tale che anche fare le bacche diventa un attimino più semplice. Poi non so effettivamente se rimarremo su st'isola, visto che comunque
C'ha un po' d'overspawn, poco poco, però se riesco a sistemare con le fondamenta che non spawna niente, si può anche risolvere, vediamo un attimino. Quindi nulla, a parte questo direi che per il momento è tutto, spero che comunque questo video vi sia piaciuto, se è così mi raccomando iscrivetevi, lasciate un commento, mi piace e ci vediamo nel prossimo episodio. Ciao ciao belli! Tra l'altro su sta mappa c'è anche la tempesta di calore, incredibile.